ritrovati a tutti voi. E ben ritrovati appunto in Psiche Dintorni. Siamo nel pieno del coronavirus e con Elena Lorenzini, psicoterapeuta, cerchiamo di trovare spunti di riflessione per cercare di stare meglio. Abbiamo già fatto una puntata dedicata allo stress proprio da coronavirus, visto che siamo tutti rinchiusi in casa e che abbiamo una gran paura, insomma, di quello che potrà succedere. E Elena, prendendo spunto da un libro, ha detto che tutto questo ci può aiutare a stare meglio. Sì, il libro è questo, no? Il lato positivo dello stress, no? Abbiamo già detto alcune cose nell'altra puntata e mi piaceva aggiungere, perché questo libro è veramente ricco di ricerche e di spunti di riflessione. Tra l'altro, se non mi sbaglio, in questo periodo si può trovare anche gratuitamente online, quindi uno dice come faccio a leggere, non importa, uno lo può scaricare anche gratuitamente. Ci sono molte app in questo momento che permettono di avere una lettura di libri senza per forza acquistarli. E appunto un'altra cosa interessante che dice nel lato positivo dello stress, dove appunto il tema è che lo stress può avere anche dei risvolti positivi, cioè non è tanto l'evento, ma come noi viviamo l'evento che fa sì che può essere un'occasione di arricchimento o solo di rimanere affossati. E poi una cosa interessante che dice è che nel momento in cui ci sentiamo tristi, in questi giorni, esempio di quarantena, di chiusura in casa, di grandi pensieri, e quindi anche rispetto al futuro, normalmente noi cercheremo un aiuto per essere supportati. Invece lui dice, no, l'autore cerca invece di aiutare gli altri, cioè facciamo chiamate e telefonate a chi magari pensiamo che stia male o che sia triste, no? Perché il dedicarsi agli altri aumenta la nostra autostima. E ci fa stare meglio. Dice ancora il libro: lo stress fa male al cuore, lo stress è causa di insonnia, lo stress è tossico. E se tutto questo fosse sbagliato, se cambiare la nostra opinione sullo stress ci rendesse più felici, più sani e più capaci di raggiungere i nostri obiettivi? Intanto ci sono appunto dei consigli, come stavi dicendo, che possiamo dare a chi ci segue. Proprio per riuscire a spostare la nostra attenzione. Come dite voi, psicologi, che dai pensieri negativi bisogna virare a quelli positivi per poter star meglio? Sì, darsi anche degli obiettivi, no? Proprio che vedere il buono nel male, no? Perché che cosa che ci permette a quel punto di ribilanciare il male con la speranza? Perché se io prendo l'esperienza e non cerco in qualche modo, no, di risollevarmi, di avere anche un potere di cambiamento, o anche solamente immaginarlo, ovviamente rimango solamente schiacciata. Per esempio, un'altra cosa molto interessante che c'è in questo libro sono stati fatti degli studi sulle donne che erano rimaste malate di AIDS e quelle che avevano trovato, diciamo, un vantaggio in questa situazione, no? Trovavano un aspetto di vantaggio, avevano cambiato il loro stile di vita, cambiato anche le amicizie, davano priorità diverse, no? Penso tutti noi in questo momento abbiamo cambiato le priorità. A quel punto miglioravano sia a livello fisico e si allungava anche la prospettiva di vita. Cioè, questo penso, per fortuna noi speriamo non di guarire da questa malattia, ma penso una cosa sicuramente avremo imparato è avere a dare priorità diversa, a cambiare il valore delle cose. Cambiare il valore delle cose. Ecco, può essere importante, come dire, fare pace con la situazione che stiamo vivendo, dire, beh, questo periodo della mia vita lo devo passare in maniera differente rispetto a quello che facevo consueto. Assolutamente, no? Che poi è accettare le cose che accadono, no? Ma ora dobbiamo accettare la quarantena, ma e questo diciamo è un evento che accade a tutti, ma nella vita di tutti i giorni purtroppo dobbiamo accettare anche l'arrivo di una malattia o lutti o altri eventi molto dolorosi, no? Quindi,
accettare che purtroppo non possiamo controllare tutto, non abbiamo questo potere, però abbiamo anche il potere di mettere in atto quegli strumenti che abbiamo nella nostra cassetta degli attrezzi e che ce lo dà l'esperienza, la nostra forza, la voglia di andare avanti. Bene, e allora hai dato anche un altro consiglio interessante, quello di scaricarsi un libro con un'app e leggerlo, visto che non si può andare in biblioteca, non si può andare in libreria, almeno per il momento. Eh sì, infatti un risvolto secondo me positivo è che c'è la possibilità ora di avere accesso a molti materiali che normalmente, quindi ad esempio anche riviste, libri, biblioteche o addirittura anche vedere mostre che normalmente se no dovevamo andarci di persona, no? Quindi in qualche modo tutto ciò arriva a casa nostra, questa mi sembra una cosa molto positiva, un bel il lato positivo della quarantena. Grazie, alla prossima puntata. A presto.